Buonasera e benvenuti a Lux in Tenebris. Stiamo salendo verso la grotta di Rio Martino. Siamo nel comune di Crissolo, nella Valle Po, in provincia di Cuneo. E quelli che vedete intorno a me sono degli speleo di vari gruppi del Piemonte. Ci accompagneranno durante la visita di questa antichissima grotta. Maurilio, negli anni 80 le esplorazioni dove vi hanno portati? Praticamente noi a metà degli anni 80 abbiamo ripreso ciò che sembrava già conosciuto, ma non così tanto, per ciò che riguarda la zona sovrastante la Sala Rossa, perché c'erano degli scritti che accennavano che lì le cose continuavano, le esplorazioni potevano prendere di nuovo uno slancio, senza vedere se effettivamente era vero. Praticamente noi, tramite una testimonianza data da un vecchio membro del gruppo Scolosico Saluzzese, siamo andati a intervistare lui per capire se effettivamente era vero tutto questo. Lui ci ha dato delle dritte, noi siamo partiti con questa base soltanto verbale, e abbiamo trovato effettivamente, tramite delle risalite, una zona sovrastante la Sala Rossa, quella zona che era il limite dell'esplorazione degli anni 60 in sostanza. E abbiamo proseguito l'esplorazione appunto tramite queste risalite e abbiamo trovato tutto ciò che ora è conosciuto nel giro di 4-5 anni praticamente. Rosanna, un'istituzione della grotta di Rio Martino, quanti anni sono che sei qua? Ma io dal 1968, da quando abbiamo aperto il bar. Di speleo ne hai visti passare questi anni? Sì, tantissime. Hai vissuto tutta l'esplorazione della grotta? Sì, tanta gente è passata in grotta. Giorno, di notte, col bel tempo, col brutto tempo. Sì. Eri sempre pronta comunque ad accoglierli con qualcosa di caldo? Sì, sì. Anche a guardare quando scendevano, quando salivano e tutto. Che uscissero dalla grotta, che non rimanessero su. In quegli anni le esplorazioni dove vi hanno portato? Verso la superficie esterna? Esatto, praticamente sì. Uno dei sogni, ma che ancora ora non è ancora stato realizzato, è cercare l'ingresso alto di Rio Martino, perché ricordiamoci che noi qua la chiamiamo grotta, in realtà è una risorgenza. Noi percorriamo la grotta dove esce il fiume normalmente, tu percorri la grotta invece in verticale da dove entra il fiume e prosegue la sua uscita. Allora, cosa si cercava? Si cercava di capire dove era l'ingrottitoio per poter entrare da sopra dove entra l'acqua, percorrere la ritrosa e fare una delle traversate, quintessenza dell'esplorazione, no? Praticamente. E in realtà di sopra c'è un mondo ancora ora da vedere. E poi da lì c'è stato un attimino di abbandono dell'esplorazione di Rio Martino, perché altre grotte premevano praticamente, e siamo ritornati poi finalmente negli inizi del 2000. Dal 2000 al 2004 abbiamo trovato invece ciò che ha poi portato finalmente il riattaccare di nuovo l'esplorazione a Sifone. Tramite due bellissime risalite fatte una notte siamo arrivati praticamente a essere quasi sulla verticale del sifone. Il sifone che era stato tentato tramite degli spello sub negli anni 60, poi negli anni anche lì forse fine 90, inizio 2000, fino all'ultima esplorazione spello subacqueo da Cavedon. Allora, portandoci lì sopra, qual era l'altro sogno? Di passare oltre il sifone e proseguire per via, diciamo, aerea, una volta sono passato il sifone, per vedere cosa c'era in realtà da proseguire. E l'esplorazione è stata condotta dal 2000 al 2004, in sostanza. Voilà. Siamo arrivati all'ingresso, siamo a 1500 metri di quota, siamo con Stefano. Buongiorno a tutti, allora qui siamo all'ingresso di una delle grotte più conosciute di tutto il Piemonte. Questa grotta è conosciuta da tempo immemore,
quindi non si può stabilire con precisione i periodi in cui si è cominciato a frequentarla, è frequentata da sempre. Le prime testimonianze conosciute sono dalla metà dell'Ottocento e la prima documentazione ufficiale è quella del 1850, degli anni del 1850 del Duca d'Aosta. Ma il primo tentativo più strutturato di turisticizzazione è del 1878, a seguito di un intervento della sezione CAI di Torino. Questa è l'iscrizione che testimonia l'intervento della sezione del CAI di Torino per i primi tentativi di turisticizzazione, che consistono nella posa di passerelle di legno di Viburno. La data si legge ancora qua, 1878. Superato questo piccolo salita iniziale, c'è una parte orizzontale lunga più o meno 500 metri che arriva fino al salone del Pissai, dove c'è una cascata di una quarantina di metri. Risalendo lì nella sala del Pissai si arriva nella parte alta, in cui c'è proprio il ramo attivo dell'acqua. Da lì in poi si arriva attraverso una via d'acqua, che è sempre attiva, si arriva al sifone. Lo sviluppo totale di tutta la grotta è intorno ai 3 km. Lo sviluppo della parte inferiore è di 500 metri e il dislivello totale, grosso modo, da questo punto al punto più alto topografato è di circa 200 metri. Per via delle correnti d'aria che si formano in inverno, per la differenza di temperatura tra interno e esterno, qui all'ingresso si formano nei periodi più freddi dell'anno una serie di concrezioni di ghiaccio determinate dallo stillicidio che arriva dalle rocce. Stefano, questi ambienti sono comunque belli, grandi e comodi. Sì, questi ambienti sono molto grandi. Adesso arriveremo a incrociare il fiume, l'acqua, e praticamente la dimensione è notevole fino alla sala del Pissai, dove proprio esplode, e c'è il grosso salone che è più o meno 50 metri per piedi. Si capisce anche quindi perché hanno pensato nel 1800 di renderla turistica questa grotta. Allora, sicuramente perché per la zona in cui siamo, in cui non ci sono altri grossi affioramenti di calcare, è una grotta che ha veramente delle dimensioni notevoli. In più c'è la portata del fiume che è praticamente costante tutto l'anno, non ha grossi sbalzi, e questo ha suscitato moltissimo interesse da sempre. Infatti i primi tentativi hanno riguardato la risalita del salone del Pissai per capire da dove veniva tutta quell'acqua e come si potesse utilizzare eventualmente. E più avanti lo vedremo, arriveremo al salone. Qua si sente il rumore dell'acqua e qui avanti iniziano le passerelle. Sì, allora vedremo man mano che andiamo avanti, troveremo le passerelle, quelle di metallo, che sono state messe 3 o 4 anni fa. Di fianco ci sono ancora o degli scalini scavati nella roccia o delle tavole di legno, che è Viburno, e sono tutti i residui degli innumerevoli tentativi di turisticizzazione che sono stati fatti da fine 800 fino a oggi. Raffaella, la grotta di Rio Martino però è anche un sito di interesse comunitario. Sì, infatti fa parte della rete Natura 2000. All'interno di questa grotta infatti c'è una colonia di pipistrelli molto importante.
una colonia di barbastelli, e dai studi che hanno fatto hanno visto che questa è una delle colonie più importanti in Europa, addirittura forse la più importante in Europa. E quindi si è deciso di creare questo sito, quindi questo sito di interesse comunitario che va protetto. Infatti, come associazione Gruppi Sferici Piemontesi, collaboriamo con il Parco del Po anche per tutelare tutto questo. Inoltre questa grotta è stata scelta per una serie di motivi che andremo a vedere per due stazioni scientifiche. Qui siamo nel ramo fossile. Come potete vedere dalla presenza di tutte queste scritte, c'è un'ulteriore testimonianza del fatto che la grotta sia frequentata e conosciuta da tempo immemore. Queste scritte sono datate alcune 1600-1700. Allora, queste sono due delle concrezioni più conosciute della grotta. In passato ce n'erano molte di più, ma purtroppo la grotta è stata depauperata di tutte quelle più belle, perché esisteva un vero e proprio mercato di stalattiti e stalagmiti, una pratica che per fortuna è andata perdendosi negli anni. Si vede che delle concrezioni sono state portate via da quelle rotte di dietro. Sopra la concrezione rotta si vede anche del nero fumo, che è una traccia delle torce a vento che venivano usate per visitare la grotta in passato. Tutelare i pipistrelli, perché sono importantissimi tutto l'ecosistema, sono insettivori, quindi il fatto di non avere, avere un equilibrio nell'ambiente è proprio grazie ai pipistrelli, se no gli insetti prevarrebbero troppo. Pensiamo ai danni alle nostre colture o alle zanzare che ci disturbano nelle notti. Questa grotta in particolare è un sito di svernamento, vuol dire che qui vengono in letargo e quindi passano l'inverno e devono stare tranquilli. Basta un piccolo disturbo, una piccola variazione di rumore o anche solo una luce che passa e il pipistrello rischia di svegliarsi. Consumerebbe molte energie rischiando di non averne proprio sufficienza in primavera. Quindi si è deciso di chiudere la grotta nel periodo di svernamento, quindi da 1 novembre fino al 31 marzo la grotta è chiusa. Infatti all'ingresso è stato posto un cancello a tutela dei pipistrelli, perché sono importantissimi e tutelati, sono nella lista rossa delle specie in rischio di estinzione. Stefano, siamo arrivati in fondo al ramo inferiore della grotta. Poco più avanti qua c'è il salone del Pisai, il ronco che si sente in sottofondo è il rumore della cascata che cade da circa 50 metri d'altezza. Il salone del Pisai è stato per moltissimo tempo l'ultima parte conosciuta della grotta. All'inizio del secolo scorso, all'inizio del Novecento, incuriositi dalla quantità d'acqua che arrivava dall'alto e dal rumore della cascata, è stato dato l'incarico a delle guide alpine di Pezzolo, i fratelli Perotti, di tentare di risalire tutto il salone. Loro sono riusciti a risalire per una trentina di metri con un sistema rudimentale per oggi, ma ingegnoso per l'epoca, costruito da scale e terrazzini, tutti fatti di legno. Dopo un po' di tempo i lavori si sono fermati all'altezza di 32 metri e sono stati ripresi alcuni anni dopo con lo scopo di avere dei dati per costruire una stazione idroelettrica, una centrale idroelettrica. Alla fine si è arrivati in cima al salone soltanto nel 1918. Allora, questo è il vecchio passaggio della via dei Saluzzesi, cioè
Le scale di cui abbiamo parlato prima sono state utilizzate fino all'inizio degli anni 60. Poi, nel 1962, alcuni dello Spelo Club Saluzzo hanno cercato una via di risalita passando proprio da questa fessura. Hanno risalito una serie di cammini e hanno trovato così una via alternativa alle vecchie scale dei Perotti, che da allora praticamente sono andate in disuso. Stefano, siamo veramente arrivati in fondo al ramo inferiore, il frastuono della cascata è veramente forte, si fa quasi fatica a sentirsi. Adesso noi torniamo indietro di qualche metro e entriamo nella via dei Saluzzesi, dove negli anni 60 è stato scoperto ed esplorato il ramo che porta verso la parte superiore della grotta, che permette di arrivare in cima senza utilizzare la scala, che è stata utilizzata fino agli anni 60. Stefano, negli anni 60 sti saluzzesi hanno avuto una bella costanza a cercare sto passaggio che porta su in alto. Ma questo cunicolo è una specie di labirinto e dà sempre sul salone. Loro risalivano da quella fessura che abbiamo visto e poi a un certo punto più avanti buttavano giù una scala e riscendevano e poi facevano una specie di traverso. In quante uscite, quante volte, quanto tempo hanno impiegato per trovare il passaggio giusto? Allora, loro conoscevano quella fessura, però a un certo punto, una volta delle tante, l'hanno risalita un po' di più, sono arrivati su questo punto alto in cui c'era un salto di una decina di metri, la domenica successiva si sono portati una scala per poter scendere questo salto e poi, seguendo sempre il rumore o comunque l'acqua, sono arrivati alla tavola, che era il punto più alto delle scale. Vista la particolarità del sito e la facilità di accesso, sono state posizionate due stazioni scientifiche all'interno della grotta. Lo stramazzo, che misura le variazioni di portata del fiume all'interno della grotta. E poi, altra stazione scientifica che è stata installata è quella che misura le variazioni di temperatura all'interno della grotta. Questa seconda stazione scientifica è molto particolare poiché ha una sensibilità di misurazione al centesimo di grado ed è uno dei primi esempi al mondo per questo tipo di misurazione. Entrambi questi progetti sono stati realizzati dalla GSP con il contributo della Regione Piemonte. L'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi è la federazione che racchiude i gruppi che si occupano di speleologia in Piemonte. Nasce nel 1979 con il compito di studiare e proteggere gli ambienti carsici, sia quelli superficiali che quelli sotterranei. Nel 1980 la Regione Piemonte si accorge dell'associazione e promulga una legge a tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte e che riconosce all'associazione una specifica competenza riguardo la valorizzazione, lo studio e la protezione dell'ambiente carsico piemontese. Siamo a metà del ramo dei Saluzzesi. C'è un pozzo da scendere per poi riprendere la salita verso il ramo superiore. Questa via è stata esplorata, come abbiamo detto prima, all'inizio degli anni 60 e quello è stato il momento d'oro per le esplorazioni di questa parte della grotta. Ma oltre alle esplorazioni, in quel periodo c'era anche molta attenzione a cercare di studiare gli effetti che la permanenza in grotta faceva sull'uomo.
c'erano diversi studi, diverse università che erano interessate a questo aspetto. La grotta è come un libro aperto sulla storia che parla di milioni di anni. Le concrezioni che abbiamo visto prima, alcune di queste sono state carotate e gli studi che sono stati fatti hanno dimostrato che si può, attraverso queste cose, studiare il paleoclima. Questo progetto coinvolge diverse università italiane e internazionali. Il fine ultimo di questo progetto è di ricostruire il clima anche andando indietro di diversi milioni di anni. Qui siamo praticamente in cima al Rano dei Saluzzesi. C'è un bivio. Adesso noi proseguiamo verso sinistra, andiamo verso la tavola, verso la fine delle passerelle vecchie, quelle di legno. Verso destra, di qua, si attraversa, si arriva all'attacco del 50, che è la discesa diretta e si porta alla base del freestyle. Qui ovviamente ci sono tutta una serie di altri pinnacoli, tutta un'altra parte molto stretta, molto fastidiosa, che comunque prosegue sempre. Ma non esiste un'uscita verso l'esterno, se no quella dell'ingresso principale. Questa è la strettoia che è stata forzata dal GSP, il gruppo Svelo di Torino, nel 56. Gli Svelo sono arrivati dalle scale dei Perotti, perché allora non c'era ancora la via dei Saluzzesi, sono arrivati qua, hanno forzato questa strettoia e sono arrivati fino al sifone. Poi da lì hanno fatto alcuni tentativi per superarlo con attrezzature rudimentali, però sostanzialmente al 56 l'esplorazione era ferma al sifone. Qui siamo nella parte superiore, subito prima della zampa d'elefante. Questo passaggio è conosciuto come mezzo sifone oppure limbo ed è l'ultimo passaggio in cui si rimane relativamente asciutti. Da qua in poi, per andare di là, bisogna bagnarsi almeno fino all'ombelico. Questa è la zampa d'elefante, una delle concrezioni più tipiche della grotta. Allora, fino qua, come dicevo prima, stando un po' aerei, anche con gli scarponi, quando non c'è tanta acqua, si riesce a bagnarsi poco. Di qua in poi, per proseguire, bisogna bagnarsi almeno fino alla vita. Ed eccoci arrivati al sifone terminale di Via Martino. Da questa parte sembra che ci sia il proseguo di questa grotta. Sono stati fatti vari tentativi, anni 60, anni 80, senza nessun risultato certo. Allora è stato deciso di chiamare un noto spelosur di fama nazionale, tale Alberto Calderon, che si è recato negli anni 2000 con un circuito chiuso, un circolatore d'aria, che gli permettesse di avere una durata maggiore sott'acqua e provare a forzare queste strettoie.
anche lui non è riuscito a passare questa statuia. Si pensa per la sua macchina sulle spalle. Allora è stato deciso di provare più avanti con delle attrezzature più snelle e con delle telecamere smontate sul caschetto, in modo da documentare effettivamente queste strettoie, come sono, che forma hanno, e capire se si può passare o disostruire una seconda volta. Ed è dal sifone terminale, che è la grotta di Rio Martino, che chiudiamo questa puntata di Lux in Tenebris.